chiamo Enrico Piano, lavoro al WFP dal 2013 e attualmente lavoro nell'ufficio di Ouagadougou in Burkina Faso, dove stiamo rispondendo a un'emergenza umanitaria dovuta a conflitti interni che ha causato lo sfollamento di più di 500.000 persone. A fronte di questa emergenza, il WFP sta rispondendo a questa crisi umanitaria dando assistenza alimentare alle persone che hanno un bisogno urgente di cibo, incluso i bambini. Adesso stiamo sviluppando delle attività di cibo d'emergenza presso le scuole per assicurarsi che non ci sia una lost generation, una generazione persa dal conflitto e dall'insicurezza. Nella mia carriera ho lavorato presso varie agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative. Attualmente mi trovo in Burkina Faso come responsabile delle relazioni esterne con un lavoro principalmente d'ufficio. Ciò non toglie che ho avuto l'opportunità di andare più volte sul terreno. In una di queste ho avuto l'occasione con i miei colleghi di partecipare alle distribuzioni sia come responsabile di comunicazione ma anche partecipare nella distribution line, dando il cibo a queste popolazioni che hanno attualmente un bisogno urgente di assistenza. Il fine massimo per una persona che lavora nell'umanitario e nel WFP. I tre consigli che posso dare per chi volesse lavorare nell'ambito umanitario sono la passione, perché senza la passione non si va da nessuna parte e la passione di aiutare il prossimo è fondamentale, determinazione perché non è facile e uno deve essere determinato in quello che fa, e poi lo spirito di sacrificio, perché comunque non è facile lavorare in determinati posti, sia a livello personale che a livello lavorativo. Però sono molto fiero di lavorare per il WFP e soprattutto aiutando le persone che hanno bisogno.